Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre lunedì 6 febbraio 2012 e parliamo oggi del crowdfunding. E poi lo spieghiamo cos'è il crowdfunding. Intanto vi dico che si tratta di un messaggio che mi ha inviato l'amico Eurisish. Mi ha mandato un paio di link e mi scrive, tanto per capirci, eccolo qua, cari amici, e mi scrive: professore, vista la sua esperienza nel campo dell'editoria, le voglio segnalare alcuni articoli che parlano di un sito che si chiama Eppela ed offre la possibilità a tutti di essere dei piccoli mecenati per promuovere la cultura e l'arte, donando anche piccole somme. Eccoli qua. E allora io un saluto, Ulisses, e io me ne vado sul primo link. Il primo link mi offre un articolo apparso sul quotidiano nazionale La Repubblica, ma nell'inserto specifico di Firenze. Eccolo qua. Vedete, cari amici? Una colletta su internet finanzia spettacoli e progetti. Vediamo di che si tratta. Qua parlano di un sito specifico di crowdfunding, ma sembra che ce ne siano già qualcun altro di questi siti. Allora, si tratta di un signore 43enne di Lucca che ha aperto un sito di crowdfunding. Di che si tratta? Di sostenere in una maniera nuova i settori come settori artistico-sociali, musica, teatro, cinema, editoria, design. Cioè, siccome queste cose ormai non le fanno più gli enti locali, i comuni, le province, le regioni, non le fanno più perché siamo in situazione di pressoché default, crisi. Allora, gli antichi mecenati, bene, nel Medioevo, nel Rinascimento, sino a non moltissimo tempo fa, i mecenati erano i re, principi, marchesi, grandi feudatari. Poi il mecenate è diventato lo Stato unitario, nelle sue articolazioni di province e comuni. Ma voi sapete che oggi questi enti non hanno più fondi per musica, teatro, cinema, editoria e design. Allora qualcuno ha pensato: beh, noi fondiamo un sito, fondiamo dei siti, perché oggi è sul web che si raggiunge il maggior numero di persone, e fondiamo dei siti, e in questi siti noi ci proponiamo come nuovi mecenati. Noi di questo sito facciamo i mecenati, raccogliamo un po' di soldi e poi con questi soldi sosteniamo coloro che hanno fatto i prodotti migliori. E cari, io mi sbaglio, io mi scuso sin d'ora se sbaglio, ma mi pare che sia questa la finalità. Cioè, non essendo più possibile avere come mecenate lo Stato in crisi, le regioni in crisi, le province in crisi, i comuni in crisi e anche le banche sono in crisi, allora sarebbero gli stessi cittadini che tramite questi siti di crowdfunding, cioè sono i fondi popolari, e si sostituiscono all'ente pubblico o alle banche. E questi siti di crowdfunding
accettano le opere prodotte dagli stessi frequentatori del sito di crowdfunding. Ognuno versa, che so, 2 euro, 10 euro, 50 euro, 100 euro e via di seguito. E più fondi si versano, e più è possibile che l'attenzione si concentri sull'opera presentata dal miglior mecenate, cioè da colui che ha dato più denaro. E poi queste opere, che vengono promosse da questi siti di crowdfunding, e poi diciamo verranno commercializzate. C'è una percentuale sui diritti d'autore che credo va al creatore, e poi un'altra percentuale dovrebbe andare allo stesso sito di crowdfunding, che deve vivere in qualche maniera. E si continua, ovviamente più soldi si stanziano, più le opportunità di chi fa l'offerta aumentano, e eccetera, eccetera, eccetera. E poi voi l'articolo lo potete andare a leggere, d'accordo? Vi darò i dati. Si tratta del quotidiano La Repubblica, inserto Firenze del 13 gennaio 2012. L'articolo è del giornalista Fulvio Paloscia. Poi c'è un altro intervento, è più breve, cari amici, eccolo qua. Questo è Zeus News. Questa informazione parte proprio da uno di questi siti, che mi pare sia Zeus News, notizie di Zeus. Eccolo qua, è appena sito europeo di crowdfunding, un sito aperto pochi mesi fa, e già conta su una community di 7.000 persone e vanta punti di 50.000 contatti giornalieri. Quindi si è già fatto un nome questo sito. Ma la storia è sempre quella, sempre quella. Basta anche entrare a far parte di questi siti con soli 2 euro. D'accordo, ora io ho voluto documentarmi su cosa sono questi crowdfunding, e sono andato su Wikipedia. Potete andarci pure voi su Wikipedia, cari amici, d'accordo? E il crowdfunding è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone, di singole persone ed organizzazioni. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. E sempre che sia stato utilizzato questo sistema del crowdfunding dallo stesso Barack Obama, ma io non ci vedo francamente nulla di nuovo, cari amici. Eccolo qua, colui che ha portato alla notorietà il crowdfunding oltreoceano è Barack Obama. Barack Obama, pagando parte della sua campagna elettorale per la presidenza con i soldi donati dagli elettori, i quali elettori erano i primi portatori di interesse. Gli elettori che hanno donato i soldi per la campagna elettorale di Barack Obama erano interessati a che fosse eletto Barack Obama. E quindi, per analogia, dovremmo pensare che questi siti di crowdfunding che ora sorgono in Italia raccolgono persone che danno un obolo, le quali sono interessate a, diciamo così, a promuovere l'attività di qualcuno di loro. Cioè, non è che viene promossa l'attività di tutti. I finanziamenti si concentrano, tant'è vero che più paga, più ha chance. I finanziamenti si concentrano nei confronti delle opere che hanno ottenuto i maggiori successi. Ecco, vedete, il titolo del video è Crowdfunding,
Che ne pensate? Che ne pensate, cari amici? Qual è il vostro parere? Io conoscendo l'umanità patriarcale, mi dispiace dirlo, sono un po' scettico, perché sì, è il primo che ha usato il crowdfunding negli States è stato Barack Obama. Ma allora non ci vedo nessuna differenza, coloro che avevano interesse a che Barack Obama andasse alla Casa Bianca e hanno finanziato la campagna elettorale di Barack Obama. E vabbè, ma in questi siti di crowdfunding verrà finanziata la campagna di promozione di chi? Sì, ci sono delle regole precise, ma la questione io la vedo un po' come un esempio di creatività, è tipica di una situazione di default, di crisi, perché una cosa è finanziare una campagna elettorale e politica, e un'altra cosa è finanziare, chiamiamolo così, una campagna di promozione a livello di persone creative nel campo della narrativa, nel campo della pittura, nel campo della musica, nel campo del design. Io francamente aspetto le vostre proposte, non vorrei sbilanciarmi troppo a favore o a disfavore di tale iniziativa. Non vedo proprio per que... non ve... non, francamente non vedo nessuna novità. A livello politico non c'è nessuna novità. Qua la novità starebbe che con questi siti di crowdfunding e singoli individui, singoli cittadini si uniscono per racimolare tra di loro quelle risorse che non possono più essere racimolate attingendo, diciamo così, alle banche, attingendo ai comuni, attingendo alle province, attingendo la regione o attingendo lo Stato, perché non ci sono più fondi per la cultura, lo spettacolo, il cinema, no? cioè lo Stato non può fare, lo Stato nelle sue varie articolazioni, lo Stato italiano ma anche gli Stati dell'Occidente in default, non hanno più fondi per sostenere la pubblicazione di un libro, la pubblicazione di un disco, diciamo così, la pubblicazione di un film. Non ci sono. Allora, l'idea qual è? Beh, siccome non possiamo più attingere dall'alto, beh, attingiamo da noi stessi, però per che cosa? Per attività bellissime come la scrittura, la sceneggiatura, la regia, la scultura, il design. Ok, ma sono attività queste che non dant panem gli antichi romani dicevano che litere, o anche Carmina, litere, e non dant panem, è questo il discorso. E poi... Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 6 febbraio 2012 e sono ora le 9 precise. Ecco il titolo della nuova trasmissione. Clitoride tabù. E torniamo sul clitoride, cari amici, sulla clitoride. E perché leggo questo articolo sul quotidiano torinese La Stampa odierno, vedete, cari amici? Eccolo qua. Mutilazioni genitali, 7.000 bimbe... Beh, 7.000 in Italia, eh? Bene, bene. Allora, in questo articolo, come al solito, e una sola volta appare la parola clitoride, ma non appare mai il termine clitoridectomia. Si arriva a parlare soltanto di incisione al clitoride, incisione, ma l'incisione è una cosa, ectomia è un'altra cosa. Ectomia vuol dire asportazione, l'appendicectomia, asportazione dell'appendice, appendicectomia, clitoridectomia, e appunto c'è il tabù, esiste un tabù relativamente alla clitoride. Tante volte vi ho parlato di questo tabù, cari amici,
Tante volte vi ho fatto presente che questa simpatica sessuologa americana, Cher Height, rapporto sulla sessualità femminile, e questa simpatica sessuologa americana, eccola qua, cari amici, eccola qua, bella chiara, vedete? L'opera è stata pubblicata da Bompiani 15-20 anni fa. Ha collaborato con il Corriere della Sera per una decina d'anni e non faceva altro che parlare della clitoride, quel minuscolo organo, quel minuscolo petalo che hanno le donne. Parlava sempre della clitoride, parlava della clitoride maschile e femminile in Italia, vabbè, e diceva cose interessanti. Sono numerosissime le donne che provano l'orgasmo con la masturbazione e non durante l'amplesso vero e proprio. La stimolazione esterna della zona pubica e della vulva sfocia naturalmente nell'orgasmo femminile, mentre questo non accade con il coito, che stimola la parte interna della vagina, capito? Poi l'hanno cacciata via i sessuologi maschi, ma l'hanno cacciata via perché non andava bene, non va bene in Italia ma anche nell'Occidente in genere parlare della clitoride. La maggior parte delle donne riesce a raggiungere uno o più orgasmi se ricorre alla masturbazione, ma sono pochissime le coraggiose che decidono di parlarne al proprio partner. In genere questa capacità tutta femminile di afferrare il piacere viene nascosta da chi la conosce e la pratica. E le donne sono costrette. Allora questa simpatica sessuologa americana, cari amici, eccolo qua, Cher Height, guardate che bella sessuologa, è stata cacciata via, perché non andava bene ai patriarchi della sessuologia, della psicologia italiana, che si parlasse troppo della clitoride. L'ultimo intervento di Cher Height su Io Donna del Corriere della Sera, lo trovate su internet, perché internet vi dà tutto, cari amici. L'hanno mandata via e dopo al suo posto è arrivato il sessuologo George Abraham. Il nome non me lo ricordo se è George, ma il cognome è Abraham, e improvvisamente non si è parlato più della clitoride e si è tornati alla corretta tradizione, che vuole che la donna debba godere per forza con il membro maschile, perché vi ho già detto tante volte che il patriarcato nella sua essenza è una fallocrazia. Fallocrazia, eppure le donne non ne vogliono sapere di questa fallocrazia e continuano a masturbarsi da sole, a usare il clitoride, la usano da sole, poverine. Però quando iniziò il patriarcato, cari amici, non gli andava bene agli uomini che le donne godessero da sole o godessero magari con un'altra donna, e queste cose ve l'ho raccontate tanto bene in questo romanzo storico mitologico La stirpe del serpente, in un certo senso è dedicato tutto al bel cespuglio femminile, capito? Dove troneggia quel fiore particolare che si chiama clitoride. Eccolo qua, tutto per voi, Francesco Aliberti editore, cari, c'è già scritto tutto qua, c'è scritto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Il passaggio avviene lentamente, quindi abbiamo il matriarcato, poi un periodo di interregno tra matriarcato e patriarcato, e in tale periodo il terreno, diciamo che c'è una certa equivalenza tra diritto materno e diritto paterno, e poi vince definitivamente il patriarcato, e allora nascono le mutilazioni genitali femminili. E la donna viene in patriarcato quando il patriarcato
raggiunge la definitiva vittoria, viene definitivamente imprigionata. Si fanno le infibulazioni, le cuciture, in modo che resti solo un piccolo orifizio per fare la pipì, infibulazione, e la clitoridectomia. Lì qua la chiamano incisione del clitoride, troppo poco, chi sei caro? Tu, si chiama Maria Corbi, siamo a pagina 20 del quotidiano torinese, che è pure un quotidiano pregiato, ma vedete c'è un tabù, c'è il clitoride tabù, una sola volta appare la parola clitoride qua, e quando si tratta di parlare della clitoridectomia, che è tutta lì la vera mutilazione genitale, la chiama incisione della clitoride, ma l'incisione non è una asportazione, si dice clitoridectomia, che vuol dire asportazione, appunto come vi dicevo dianzi, appendicectomia, non appendicetomia. No, tomia è soltanto un'incisione, però tomia con la C davanti diventa clitoridectomia, che vuol dire asportazione. Asportazione inizia la clitoride perché i patriarchi erano tanto intelligenti, erano persino più intelligenti di Sigmund Freud, perché avevano capito che la donna godeva lì, e ai patriarchi non gli andava bene che la donna godesse in superficie e magari anche da sola, volevano che la donna godesse nelle più profonde profondità tramite il loro fallo. E quindi clitoridectomia, Sigmund poi poveretto arrivò a dire che la donna matura è proprio quella che gode con la penetrazione, e parlò di orgasmo vaginale, che è della donna matura che gode tramite la penetrazione, e disse che invece il godimento clitorideo, no, era tipico di una donna non ancora matura, e quindi, per cui la teoria di Sigmund Freud è stata una nuova forma di, diciamo, di legittimazione della clitoridectomia. Non si faceva, non diceva più Sigmund Freud facciamo la clitoridectomia, no, la sua clitoridectomia era puramente una clitoridectomia di tipo ideologico, intellettuale, perché poi ogni donna diceva ma io sono immatura se godo con la clitoride, sono immatura, l'ha detto Sigmund Freud e tanti altri sessuologi, per cui io godrò con la penetrazione. Allora ci sono tanti modi di fare le operazioni, le clitoridectomie e cose simili, non sempre è necessario usare gli attrezzi chirurgici, si possono fare anche con l'ideologia. Quindi cari amici, vedete, la storia continua, sono gli stessi, non solo diciamo così, gli specialisti, i sessuologi, gli psicoanalisti, gli psicologi, non solo loro specialisti che hanno abolito la parola clitoride, non esiste più il clitoride, la clitoride, no, ma sono anche gli stessi giornalisti che dedicano un bel servizio qua, oggi è la giornata mondiale, cioè oggi lunedì 6 febbraio 2012 è la giornata mondiale contro questa pratica, che è ancora diffusa, in Occidente è diffusa tra coloro che vengono dal terzo mondo, ma nel terzo mondo è diffusissima ancora oggi, e io pensavo che in Egitto fosse stata abolita, sì, è stata abolita sul piano legale 5-6 anni fa, però è diffusissima, de facto. Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 5 febbraio 2012 e sono ora circa le 9 del mattino, cari amici. Vedete il titolo di questa trasmissione? Isteria. Scritta in lingua italiana, isteria, con la Y, secondo la sua derivazione greca, cari amici. E l'isteria è la classica malattia che in patriarcato
è stata affibbiata alle donne. Non si è mai detto di un uomo che è isterico, isterico, si dice di una donna che è isterica. L'isteria aveva a che fare con l'utero, deriva dall'utero, e l'utero lo sapete bene, meglio di me, che poiché le donne hanno le mestruazioni, cari amici, e c'è un collegamento con la luna. Le mestruazioni di una donna avvengono ogni 28 giorni, no ogni 30 giorni o ogni 31 giorni, ogni 28 giorni, pensate un po' voi, sono sintonizzate con la luna, il cui ciclo è proprio di 28 giorni, e per cui c'è anche la parola, quella lì è una lunatica, un po' di meno agli uomini si dice, ma è lunatica, perché la donna, ripeto, è in sintonia con la luna, mentre l'uomo sarebbe in sintonia con il sole. Il passaggio dalla luna al sole è il passaggio dal matriarcato al patriarcato, d'accordo? E la luna, il tenue chiarore lunare, ricorda un po' il tenue chiarore dell'argento, e infatti il metallo nobile più diffuso in matriarcato era l'argento. E invece col patriarcato il metallo più nobile diventa l'oro, e il chiarore dell'oro ricorda il chiarore del sole, della luce solare. Si passa dalla dimensione lunare del matriarcato alla dimensione solare del patriarcato. È naturale che in patriarcato vengano coniate le parole lunatica, isterica, perché al patriarcato non piace il comportamento della luna, capito? Non piace il comportamento della luna al patriarcato, perché la luna c'ha un comportamento scarsamente prevedibile, mentre il sole nasce sempre da quella parte là e tramonta sempre da quella parte là. Per la luna non è così. La luna nasce dove gli pare e tramonta dove gli pare. Provate voi a fare da qualche verifica, e così vedrete che la luna tramonta dove le pare e sorge dove le pare. Ciò non piace agli uomini. Gli uomini vogliono le certezze, gli uomini vogliono la prevedibilità. Prevedibilità vuol dire anche responsabilità. Responsabilità deriva dalla parola responso, il responso. Quando i sacerdoti etruschi dovevano emettere una loro idea su ciò che sarebbe avvenuto domani o dopodomani, facevano certe cose, no? Aprivano i colpicini degli uccellini oppure guardavano il volo e dicevano: L'evento che tu, re, mi chiedi di prevedere non è responsabile, cioè non è prevedibile. Oppure, sì, quello che tu mi dici di prevedere è prevedibile, è responsabile. C'è uno stretto collegamento tra prevedere e tra previsione, prevedibilità e responsabilità, capito? Se uno è prevedibile è anche responsabile, e se uno è imprevedibile non è responsabile. Per questo che gli uomini, benché abbiano costruito questo marchingegno che si chiama patriarcato, non hanno mai avuto tanta simpatia con la luna. Perché la luna non è prevedibile, e quindi, non essendo prevedibile, non è neanche responsabile. E per cui le caratteristiche della luna in patriarcato vengono attribuite alle donne, capito? E le donne non sono mica tanto prevedibili, ergo non sono mica tanto responsabili, dal nostro punto di vista, naturalmente, dal punto di vista patriarcali, perché dal punto di vista matriarcale le donne no, stavano benone, il fatto è che gli uomini
e sono riusciti a domesticare molto bene i cani, sapete, i cani che vescodinzolano la coda, non ci sono riusciti a domesticare altrettanto bene i gatti non viscodinzolano la coda, capito? E la donna è come la luna, è come i gatti. E allora sono nati i termini isteria, lunatico, lunatica. E l'isteria ha indicato per tanto tempo. È una donna che lunatica, una donna lunatica, capito? L'isteria collegata all'utero, l'utero in sintonia con la luna. 28 giorni per l'utero e 28 giorni per la luna. E allora com'è che arriviamo a questa faccenda qua di parlare dell'isteria? Scritta con la italiana, oppure scritta con la Y, la Y. Perché un caro amico mi ha mandato la recensione in anteprima di un film intitolato Isteria, proprio con la Y, capito? E questo amico si chiama, ve lo dico come è scritto, Heaven 3003. Eccolo qua, cari amici, come si dice nei baracconi, non c'è trucco e non c'è inganno, mai su questa web TV sono stati fatti trucchi e inganni. Eccolo qua, Heaven, vedete? Lo vedete? Psichiatri e nevrosi femminili, psichiatri e nevrosi femminili, ma quante volte ne ho parlato, ma adesso ne parliamo proprio perché c'è un film che dovrebbe essere uscito qualche mese fa, capito? Siamo in febbraio, si dice che questo film, Isteria, con la Y, è uscito alla fine di ottobre, primi di novembre, io non lo conosco, non lo vedo, non so nulla, non so. Fatto sta, non so niente, non so nulla di questo film, io mi baso su quello che mi è stato mandato, no? Quello che mi è stato mandato, e questo film ricapitola tutto il tragitto fatto dai immediati predecessori di Sigmund Freud e dallo stesso Sigmund Freud relativamente all'isteria. Sigmund Freud gliel'ha data la definizione giusta alla malattia chiamata isteria. La definizione giusta, non ha individuato la causa, però non ha individuato la causa. L'isteria sarebbe il trasferimento dell'energia erotica, l'energia suprema, quella erotica, il trasferimento da un'altra parte, sul corpo. Dall'altra parte, per cui una donna comincia a avere i tic, isteria, trasferimento, la libido, cioè l'energia superiore che ci caratterizza, la libido non trovando la sua strada di sfogo, si trasferisce dall'altra parte, potremmo andare oltre e dire che si somatizza in qualche disturbo, la somatizzazione dei conflitti psichici. E il fatto è però che Sigmund Freud era un genio patriarcale, un grande genio Sigmund Freud, ma patriarcale, perché lui te le descriveva tanto bene le varie sintomatologie. E ti diceva sì che l'isteria femminile è lo spostamento in una donna dell'energia libidica, lo spostamento altrove, si sposta, no? Se un fiume trova un ostacolo, si sposta, va, si muove da un'altra parte, capito? In un certo senso era stato il sublime Friedrich Nietzsche, quante volte ve l'ho mostrato questo pamphlet? Vedete, uno scritto polemico, Friedrich Nietzsche, quante volte, in un certo senso l'aveva già detto Nietzsche queste cose qua, dice che se la società si struttura in una certa maniera, e per cui tutte le nostre energie non trovano appagamento,
E poi vengono le malattie, nasce pure quella che lui chiama la cattiva coscienza. E questa, ecco, è la mia particolare ipotesi sulla origine della cattiva coscienza. Considero la cattiva coscienza. Il patriarcato caratterizza sia gli uomini che le donne. Poi dopo facciamo il salto alla isteria. Considero la cattiva coscienza come quella grave malattia in balia della quale doveva cadere l'uomo sotto la pressione della più radicale tra tutte le metamorfosi che egli abbia mai vissuto. La metamorfosi è il passaggio dalla, diciamo così, morale pagana alla morale semitica ebraico-cristiana. Grosso modo, Nietzsche individua il trauma della specie umana, quando la specie umana passò da una etica, diciamo così, libertaria, come era quella degli dei falsi e bugiardi, no? Degli dei, le divinità dell'Olimpo, le mille divinità del mondo pagano, passò alla morale ebraico, semitico e cristiana, no? Ti devi reprimere, per cui nascono le più brutte malattie, pure il cancro può nascere dalla repressione. E queste cose le scrisse Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, che già era avanti, e già era, a un certo punto era già andato avanti sulla sua strada, poi gli capitò fra le mani a Sigmund Freud in questa operetta, e disse, arrivato a questo punto, si disse Sigmund Freud, cavolo, ma allora la psicanalisi non l'ho inventata io, Sigmund Freud, l'ha inventata Nietzsche, sì, l'ha detto, l'ha riconosciuto. E Sigmund Freud non ha riconosciuto il suo debito nei confronti di Schopenhauer, ma ha riconosciuto il suo debito nei confronti di Nietzsche. E allora che sta facendo qua? Che c'entra qua Nietzsche? Ma Freud, con questo video, cosa c'entra? E c'entra, amici miei, perché questo è un esempio di quello che succede quando si passa, cari amici, dal matriarcato al patriarcato. Lo sapete che c'è quest'opera, questo romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente, stranamente scritto proprio da Serafino Massoni, che sono io stesso, Serafino Massoni, che lo trovate o in una buona biblioteca comunale, oppure lo trovate nel catalogo della casa editrice Aliberti Editore, Francesco Aliberti Editore. D'accordo? E qua è tutto descritto per filo e per segno, pure questo è descritto, pure anche questa faccenda qua dell'isteria è descritta qua, ma pensate un po', anche questa faccenda qua, sì, in un episodio che avviene nella città di Troia è descritto come avviene la guarigione della moglie di Anchise, il principe troiano Anchise, che a Troia c'era il matriarcato, però c'aveva i suoi commerci il matriarcato. Anchise una volta era andato a Gerusalemme, dove già c'era il patriarcato con la famiglia monogamica patriarcale, e a Gerusalemme gli avevano insegnato cos'era il patriarcato. Lui ha detto: che bello che è il patriarcato! Ah, allora col mio spermio io voglio avere un figlio mio, non so. E si era sposato a Gerusalemme e aveva portato la sua moglie poi a Troia, ma a Troia non lo potevano vedere di buon occhio Anchise, che poi con la moglie ebrea metterà al mondo il piccolo Eneide, Virgilio. E lo guardavano, e lui stava chiuso nel suo palazzetto. Non voleva che la moglie uscisse di casa, doveva fare le more solo con lui. E lì va in profonda malinconia. E allora Elena, che in quel periodo stava a Troia, Elena
dice: adesso ci penso io a farla guarire questa brava fanciulla ebrea, questa brava fanciulla ebrea. Ed Elena porta la moglie di Anchise tutta ammalata, tutta lì malinconica, tutta isterica, e la porta in una casa dove insomma ci vanno, non un bordello, dove passano tanti giovani troiani per imparare la lingua greca, perché Elena insegnava la lingua greca ai troiani, intanto che faceva le more con Paride, di giorno per nulla sta disoccupata. Elena andava in una casa troiana e dava lezione ai giovani troiani, in maniera che imparassero la lingua micenea, no? Per evitare la guerra, capito? Per evitare la guerra. E ne passavano tanti di giovani per quella casa lì. Allora Elena porta la moglie di Anchise, tutta malinconica, la porta lì, la porta in quella casa lì, dove passavano i giovani per imparare la lingua micenea. Non vi posso dire che cosa succede con la moglie malinconica, isterica, del principe Anchise. Cosa succede? Io non ve le posso dire certe cose, cari amici, se no YouTube mi chiude il canale, capito? Qua le ho scritte, ma non posso dirle. L'ha fatta guarire, Elena l'ha fatta guarire, la moglie del principe troiano Anchise. Sì, tra Anchise e sua moglie ebrea era nato un bel bambino che si chiamerà Enea, ma intanto lei era andata in profonda malinconia. In quella casa là, casa di lettura e di scrittura, passavano tanti giovani troiani volenterosi di apprendere la lingua micenea. E con cosa lo facevano poi questi giovani, che cosa facevano, non ve lo posso dire. E lei è guarita, la moglie di Anchise, dopo essere rimasta in pochi giorni, era guarita dalla sua malinconia, dalla sua isteria, era guarita. Al marito non glielo disse come era guarita, però c'è scritto lì, capito, in quel romanzo storico mitologico. E così Freud mica gliele poteva dire alle sposine borghesi di Vienna, che invece di coricarsi sul suo lettino, se potevano pure coricare per terra nella camera accanto con qualche giovane aiutante, e lì la terapia avrebbe funzionato meglio. La cavallerizza, l'equitazione, cari amici, l'equitazione ha un potere prodigioso, taumaturgico, l'equitazione, nelle sue varie versioni, capito? Nelle sue varie versioni. Eccolo qua, tutto qua, la terapia dell'isteria era tutta qua, caro Sigmund Freud. Tu sei stato bravo a descrivere l'isteria, sei stato tanto bravo, Sigmund Freud, a descrivere l'isteria. Però le cause, no? Hai detto sì, spostamento dell'energia dal suo canale naturale a un posto diverso, per cui uno non ci capisce più niente, dice: ma com'è che quella lì c'ha tutti questi tic nervosi, c'ha tutte queste malattie? E non capisci che tutta l'energia spostata come un fiume, anziché andare nel suo canale, tu fai una diga, tac, che sarebbe la diga, sarebbe la morale semitico ebraico cristiana, la diga. E allora l'energia si sposta da un'altra parte, capito? Che si ammala tutti, le donne si ammalano in quella maniera lì, ma pure gli uomini si ammalano in quella maniera un po' diversa, ma le somatizzazioni, si può dire che il 90% delle malattie umane sono frutto di somatizzazioni, sono frutto, sai, cancro compreso, e non sono mica io il primo a dirlo questo, eh. E così, allora, eccola qua la questione dell'isteria, è tutta colpa... E tutta colpa del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato? Ve l'ho già detto in non so quanti video, in più l'ho scritto a chiare lettere in questo romanzo storico mitologico, che un giorno, dopo la mia morte, sarà la nuova Bibbia dell'umanità, d'accordo? E per cui di nuovo vi ripeto che questo è, credo che sia un bel film, questo qua, capito, cari amici? Io credo che sia un bel film. Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 5 febbraio 2012.
E sono ora circa le 9 del mattino, cari amici. Vedete il titolo di questa trasmissione? Isteria, scritta in lingua italiana. Isteria, con la Y, secondo la sua derivazione greca, cari amici. E l'isteria è la classica malattia che in patriarcato è stata affibbiata alle donne. Non si è mai detto di un uomo che è isterico, si dice di una donna che è isterica. L'isteria aveva a che fare con l'utero, deriva dall'utero, e l'utero lo sapete bene, meglio di me, che poiché le donne hanno le mestruazioni, cari amici, e c'è un collegamento con la luna. Le mestruazioni di una donna avvengono ogni 28 giorni, non ogni 30 giorni o ogni 31 giorni, ogni 28 giorni, pensate un po' voi, sono sintonizzate con la luna, il cui ciclo è proprio di 28 giorni, e per cui c'è anche la parola, quella lì è una lunatica, un po' di meno agli uomini si dice, ma è lunatica, perché la donna, ripeto, è in sintonia con la luna, mentre l'uomo sarebbe in sintonia con il sole. Il passaggio dalla luna al sole è il passaggio dal matriarcato al patriarcato, d'accordo? E la luna, il tenue chiarore lunare, ricorda un po' il tenue chiarore dell'argento, e infatti il metallo nobile più diffuso in matriarcato era l'argento. E invece col patriarcato il metallo più nobile diventa l'oro, e il chiarore dell'oro ricorda il chiarore del sole, della luce solare. Si passa dalla dimensione lunare del matriarcato alla dimensione solare del patriarcato. È naturale che in patriarcato vengano coniate le parole lunatica, isterica, perché al patriarcato non piace il comportamento della luna, capito? Non piace il comportamento della luna al patriarcato, perché la luna c'ha un comportamento scarsamente prevedibile, mentre il sole nasce sempre da quella parte là e tramonta sempre da quella parte là. No, per la luna non è così. La luna nasce dove gli pare e tramonta dove gli pare. Provate voi a fare la qualche verifica, e così vedrete che la luna tramonta dove le pare e sorge dove le pare. E ciò non piace agli uomini. Gli uomini vogliono le certezze, gli uomini vogliono la prevedibilità. Prevedibilità vuol dire anche responsabilità. Responsabilità deriva dalla parola responso, il responso. Quando i sacerdoti etruschi dovevano emettere una loro idea su ciò che sarebbe avvenuto domani o dopodomani, facevano certe cose, no? Aprivano i colpicini di uccellini oppure guardavano il volo e dicevano: L'evento che tu, re, mi chiedi di prevedere non è responsabile, cioè non è prevedibile. Oppure, sì, quello che tu mi dici di prevedere è prevedibile, è responsabile. C'è uno stretto collegamento tra prevedere e tra previsione, prevedibilità e responsabilità, capito? Se uno è prevedibile è anche responsabile, e se uno è imprevedibile non è responsabile. Per questo che gli uomini, benché abbiano costruito questo marchingegno che si chiama patriarcato, non hanno mai avuto tanta simpatia con la luna, perché la luna non è prevedibile, e quindi, non essendo prevedibile, non è neanche responsabile. E per cui le caratteristiche della luna in patriarcato
vengono attribuite alle donne, capito? E le donne non sono mica tanto prevedibili e ergo non sono mica tanto responsabili, dal nostro punto di vista naturalmente, dal punto di vista patriarcale, perché dal punto di vista matriarcale, le donne no, stavano benone, stavano in matriarcato, stavano benone. Il fatto è che gli uomini sono riusciti a domesticare molto bene i cani, sapete, i cani che vescodinzolano la coda, non ci sono riusciti a domesticare altrettanto bene i gatti non viscodinzolano la coda, capito? E la donna è come la luna, è come i gatti. E allora sono nati i termini isteria, lunatico, lunatica. E l'isteria ha indicato per tanto, 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 tanto tempo. È una donna che... lunatica, una donna lunatica, capito? L'isteria collegata all'utero, l'utero in sintonia con la luna. 28 giorni per l'utero e 28 giorni per la luna. E allora com'è che arriviamo a questa faccenda qua di parlare dell'isteria? Scritta con la italiana, oppure scritta con la Y, la Y. Perché un caro amico mi ha mandato la recensione in anteprima di un film intitolato Isteria, proprio con la Y, capito? E questo amico si chiama, ve lo dico come è scritto, Heaven 3003. Eccolo qua, cari amici, come si dice nei baracconi, non c'è trucco e non c'è inganno, mai su questa web TV sono stati fatti trucchi e inganni. Eccolo qua, Heaven, vedete? Lo vedete? Psichiatri e nevrosi femminili, psichiatri e nevrosi femminili, ma quante volte ne ho parlato, ma adesso ne parliamo proprio perché c'è un film che dovrebbe essere uscito qualche mese fa, capito? Siamo in febbraio, si dice che questo film, Histeria, con la Y, è uscito alla fine di ottobre, primi di novembre. Io non lo conosco, non lo vedo, non so nulla, non so. Fatto sta, non so niente, non so nulla di questo film. Io mi baso su quello che mi è stato mandato, no? Quello che mi è stato mandato. E questo film ricapitola tutto il tragitto fatto dai immediati predecessori di Sigmund Freud e dallo stesso Sigmund Freud relativamente all'isteria. Sigmund Freud gliel'ha data la definizione giusta alla malattia chiamata isteria. La definizione giusta, non ha individuato la causa, però non ha individuato la causa. L'isteria sarebbe il trasferimento dell'energia, erotica, l'energia suprema, quella erotica, il trasferimento da un'altra parte, sul corpo, dall'altra parte, per cui una donna comincia a avere i tic, isteria, il trasferimento, la libido, cioè l'energia superiore che ci caratterizza, la libido non trovando la sua strada di sfogo, si trasferisce dall'altra parte, potremmo andare oltre e dire che si somatizza in qualche disturbo, la somatizzazione dei conflitti psichici. E il fatto è però che Sigmund Freud era un genio patriarcale, un grande genio Sigmund Freud, ma patriarcale, perché lui te le descriveva tanto bene le varie sintomatologie. E ti diceva sì che l'isteria femminile è lo spostamento in una donna dell'energia libidica, lo spostamento altrove, si sposta, no? Se un fiume trova un ostacolo, si sposta, va, si muove da un'altra parte, capito? In un certo senso era stato il sublime Friedrich Nietzsche, quante volte ve l'ho mostrato questo pamphlet,
vedete, uno scritto polemico. Friedrich Nietzsche, quante volte la, in un certo senso l'aveva già dette Nietzsche queste cose qua. Dice che se la società si struttura in una certa maniera, e per cui tutte le nostre energie non trovano appagamento, e poi vengono le malattie, nasce pure quella che lui chiama la cattiva coscienza. E questa, ecco, la mia particolare ipotesi sulla origine della cattiva coscienza. Considero la cattiva coscienza. Il patriarcato caratterizza sia gli uomini che le donne, poi dopo facciamo il salto alla isteria. Considero la cattiva coscienza come quella grave malattia in balia della quale doveva cadere l'uomo sotto la pressione della più radicale tra tutte le metamorfosi che egli abbia mai vissuto. La metamorfosi è il passaggio dalla, diciamo così, morale pagana alla morale semitica ebraico-cristiana. Grosso modo, Nietzsche individua il trauma della specie umana, quando la specie umana passò da una etica, diciamo così, libertaria, come era quella degli dei falsi e bugiardi, no? Degli dei, le divinità dell'Olimpo, le mille divinità del mondo pagano, passò alla morale ebraico, semitico e cristiana, no? Ti devi reprimere, per cui nascono le più brutte malattie, pure il cancro può nascere dalla repressione. E queste cose le scrisse Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, che già era avanti, e già era, a un certo punto era già andato avanti sulla sua strada, poi gli capitò fra le mani a Sigmund Freud in questa operetta, e disse, arrivato a questo punto qua, disse, cavolo, ma si disse Sigmund Freud, cavolo, ma allora la psicanalisi non l'ho inventata io, Sigmund Freud, l'ha inventata Nietzsche, sì, l'ha detto, l'ha riconosciuto. E Sigmund Freud non ha riconosciuto il suo debito nei confronti di Schopenhauer, ma ha riconosciuto il suo debito nei confronti di Nietzsche. E allora che sta facendo qua? Che c'entra qua Nietzsche? Ma Freud, questo video, cosa c'entra? E c'entra, amici miei, perché questo è un esempio di quello che succede quando si passa, cari amici, dal matriarcato al patriarcato. Lo sapete che c'è quest'opera, questo romanzo storico mitologico, La stirpe del serpente, stranamente scritto proprio da Serafino Massoni, che sono io stesso, Serafino Massoni, che lo trovate o in una buona biblioteca comunale, oppure lo trovate nel catalogo della casa editrice Aliberti Editore, Francesco Aliberti Editore. D'accordo? E qua è tutto descritto per filo e per segno, pure questo è descritto, pure anche questa faccenda qua dell'isteria è descritta qua, ma pensate un po', anche questa faccenda qua, sì, in un episodio che avviene nella città di Troia, è descritto come avviene la guarigione della moglie di Anchise, la moglie di Anchise, il principe troiano Anchise, che a Troia c'era il matriarcato, però c'aveva i suoi commerci il matriarcato. Anchise una volta era andato a Gerusalemme, dove già c'era il patriarcato con la famiglia monogamica patriarcale, e a Gerusalemme gli avevano insegnato cos'era il patriarcato. Lui ha detto, che bello che è il patriarcato! Ah, allora col mio spermio voglio avere un figlio mio, non so. E si era sposato a Gerusalemme. E aveva portato la sua moglie poi a Troia, ma a Troia non lo potevano vedere di buon occhio Anchise, che poi con la moglie ebrea metterà al mondo il piccolo Enea, Eneide, Virgilio.
lo guardavano e lui stava chiuso nel suo palazzetto, non voleva che la moglie uscisse di casa, doveva fare le pare solo con lui, solo con lui. E lì va in profonda malinconia, va in profonda malinconia. E allora Elena, che in quel periodo stava a Troia, Elena dice: adesso ci penso io a farla guarire questa brava fanciulla ebrea, questa brava fanciulla ebrea. Ed Elena porta la moglie di Anchise, tutta ammalata, tutta lì malinconica, tutta isterica, e la porta in una casa, dove insomma ci vanno, non un bordello, dove passano tanti giovani troiani per imparare la lingua greca, perché Elena insegnava la lingua greca ai troiani, intanto che faceva le more con Paride, di giorno per nulla sta disoccupata. Elena andava in una casa troiana e dava lezione ai giovani troiani, in maniera che imparassero la lingua micenea, no? Per evitare la guerra, capito? Per evitare la guerra. E ne passavano tanti di giovani per quella casa lì. Allora Elena porta la moglie di Anchise, tutta malinconica, la porta lì, la porta in quella casa lì, dove passavano i giovani per imparare la lingua micenea. Non vi posso dire che cosa succede con la moglie malinconica, isterica, del principe Anchise. Cosa succede? Io non ve le posso dire certe cose, cari amici, se no YouTube mi chiude il canale, capito? Qua le ho scritte, ma non posso dirle. L'ha fatta guarire, Elena l'ha fatta guarire, la moglie del principe troiano Anchise. Sì, tra Anchise e sua moglie ebrea era nato un bel bambino che si chiamerà Enea, ma intanto lei era andata in profonda malinconia. In quella casa là, casa di lettura e di scrittura, passavano tanti giovani troiani volenterosi di apprendere la lingua micenea. E con cosa lo facevano poi questi giovani, che cosa facevano, non ve lo posso dire. E lei è guarita, la moglie di Anchise, dopo essere rimasta in pochi giorni, era guarita dalla sua malinconia, dalla sua isteria, era guarita. Al marito non glielo disse come era guarita, però c'è scritto lì, capito, in quel romanzo storico mitologico. E così Freud mica gliele poteva dire alle sposine borghesi di Vienna, che invece di coricarsi sul suo lettino, se potevano pure coricare per terra nella camera accanto con qualche giovane aiutante, e lì la terapia avrebbe funzionato meglio. La cavallerizza, l'equitazione, cari amici, l'equitazione ha un potere prodigioso, taumaturgico, l'equitazione, nelle sue varie versioni, capito? Nelle sue varie versioni. Eccolo qua, tutto qua, la terapia dell'isteria era tutta qua, caro Sigmund Freud. Tu sei stato bravo a descrivere l'isteria, sei stato tanto bravo, Sigmund Freud, a descrivere l'isteria. Però le cause, no? Hai detto sì, spostamento dell'energia dal suo canale naturale a un posto diverso, per cui uno non ci capisce più niente, dice: ma com'è che quella lì c'ha tutti questi tic nervosi, c'ha tutte queste malattie? E non capisci che tutta l'energia spostata come un fiume, anziché andare nel suo canale, tu fai una diga, tac, che sarebbe la diga, sarebbe la morale semitico ebraico cristiana, la diga. E allora l'energia si sposta da un'altra parte, capito? Che si ammala tutti, le donne si ammalano in quella maniera lì, ma pure gli uomini si ammalano in quella maniera, in maniera un po' diversa, ma le somatizzazioni, si può dire che il 90% delle malattie umane sono frutto di somatizzazioni, sono frutto, sai, cancro compreso, e non sono mica io il primo a dirlo questo, eh. E così, allora, eccola qua la questione dell'isteria, è tutta colpa del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato? Ve l'ho già detto in non so quanti video, in più l'ho scritto a chiare lettere in questo romanzo storico mitologico, che un giorno, dopo la mia morte, sarà
la nuova Bibbia dell'umanità, d'accordo? E per cui di nuovo vi ripeto che questo è, credo che sia un bel film, questo qua, capito, cari amici? Io credo che sia un bel film. Io vedo che qualcuno dovrebbe crescere grazie ai contributi altrui, e per cui non saprei esattamente come esprimermi, cari amici. Io dubito che possa avere uno sviluppo questa attività. Primo, perché ne sorgeranno tantissimi di siti di crowdfunding. Tutti si metteranno a fare siti di crowdfunding, un po' così come si sono moltiplicati negli ultimi 30 anni gli editori a pagamento. In Italia ci sono più case editrici che scrittori, si sono moltiplicati. Adesso che gli editori a pagamento sono in crisi perché la gente, diciamo così, fa fatica a tirar fuori 5.000-10.000 euro per pubblicare un libro, adesso si moltiplicano queste operazioni tramite web, per cui il crowdfunding, che sono ancora pochi in Italia, sono 2 o 3, e qua ho citato uno di essi, si moltiplicheranno come funghi. Tutti raccogliere i fondi, tutti raccogliere, tutti i piccoli mecenati, c'è scritto, diventiamo tutti piccoli mecenati, capito? Tutti piccoli mecenati, cari amici, tutti mecenati di opere letterarie, poetiche, di opere narrative, di film, di design, di sculture, via di seguito. Mi pare una trovata che non avrà un buon fine. Innanzitutto si moltiplicheranno a non finire questi siti di crowdfunding, perché tutti cercheranno di fare un po' i soldi in questa maniera, perché qua si tratta anche di fare un po' di soldini da parte dei titolari dei siti di crowdfunding, e non vivono mica di Spirito Santo, no? I titolari di crowdfunding avranno anche loro una famiglia da mantenere. Si moltiplicheranno all'infinito, come si sono moltiplicati gli editori a pagamento, e così si moltiplicheranno anche questi siti di crowdfunding. D'accordo, cari amici? In ogni caso, magari io tornerò sul tema in un periodo successivo, dopo che avrò ascoltato tutti i vostri pareri. D'accordo? Va bene. Io ringrazio l'amico Eurisish, ringrazio tutti voi, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.